Buongiorno a tutti, sono Ettore Maria Colombo, sono un giornalista, mi occupo di politica, scrivo per diversi giornali, tra cui Il Messaggero, e ho scritto la prima biografia di Pierluigi Bersani, che è disponibile dal 20 febbraio di quest'anno in tutte le librerie, italiane. Il libro è pubblicato dagli Editori Internazionali Riuniti. E offre un quadro completo e spero, mi auguro, esauriente del personaggio Bersani, dell'uomo Bersani, del politico Bersani e dei suoi gusti e delle sue passioni. E ripercorre le fasi cruciali della sua formazione, dagli inizi in avanguardia operaia, della sua laurea su un passaggio importante della storia della Chiesa, perché sostengo la tesi che Bersani è molto legato al cattolicesimo e al cristianesimo, non solo per formazione personale, ma anche per predisposizione mentale e umana. E poi naturalmente racconta il Bersani che fa i suoi primi passi da amministratore della cosa pubblica, prima in piccoli comprensori del Piacentino, dove è nato, e poi dell'Emiliano, fino ad arrivare a presidente della regione Emilia-Romagna e poi a essere chiamato da Romano Prodi nel primo governo Prodi, di cui sarà ministro nel 96. Bersani sarà di nuovo ministro nel 2006, sempre con Prodi, ma poi diventerà segretario del PD dopo che per 2 volte gli è stato sostanzialmente impedito di diventarlo, di poter concorrere a questa carica. Poi invece vincerà le primarie e dopo Veltroni e Franceschini diventerà, ed è ancora oggi, il terzo segretario nazionale del PD. Ma soprattutto alla fine dell'anno scorso ha vinto un serrato confronto attraverso le primarie del centro-sinistra con il suo principale contendente Matteo Renzi e oggi concorre come leader di tutto lo schieramento del centro-sinistra, oltre che del PD, a guidare il paese e quindi a essere il primo leader politico della sinistra italiana democraticamente eletto dai cittadini. Se questo succederà, lo vedremo, le elezioni sono tra pochissimo e semmai qualcuno vorrà sapere e conoscere meglio Pierluigi Bersani, oggi leader del centro-sinistra, domani candidato premier. Questa biografia, che spero essere esauriente e esaustiva, potrà aiutare a conoscere meglio il personaggio, anche nei suoi aspetti più, divertenti e simpatici, come il cosiddetto bersanese, e cioè il linguaggio, il modo di comunicare, caratteristico, dell'uomo e del politico Bersani. E quindi naturalmente da autore del libro non posso che dirvi comprate Bersani, pubblicato dagli Editori Riuniti, in libreria dal 20 febbraio.